Choose your player. Mario! Ciao a tutti ragazzi, sono Gonks e vi do il benvenuto in questo nuovissimo video. Oggi siamo su Fortnite Battle Royale. Nella puntata di ieri, come avete visto, sono quasi arrivato primo. C'ero molto vicino, questa volta mi impegnerò di più. Cercherò di arrivare primo, cercherò di giocarmela meglio, cercherò di fare molte più kill. Allora, mi lancio in questo posto perché qua c'è moltissimo loot. Vediamo un pochino cosa riusciamo a fare. Allora, questa è la direzione, stiamo andando completamente dall'altra parte, ma va bene così, non preoccupatevi, ci arriverò comunque. Allora, vediamo un pochino. Secondo me ci andranno almeno 3-4 player. Non ne sono sicuro, però comunque è molto probabile, perché come vi ho detto c'è molto loot, è uno dei posti migliori per lootare in tutta la mappa. Allora, ci dovrebbero essere forse una decina di casse, ma forse anche di più, non ne sono sicuro, Però comunque andiamo a controllare. Speriamo di essere fortunati di trovare almeno un fucile a cecchino o un lanciarazzi, oppure uno SCAR, perché comunque ci serve un'arma forte per iniziare bene. Vediamo se c'è qualcun altro. Al momento non vedo nessuno. Sembrerebbe davvero non ci sia nessuno. Non siamo neanche tanto fuori zona. Sì, siamo un po' al limite, però comunque la zona solitamente si restringe verso il centro. Dovremmo riuscirci. Cavolo, ho attivato troppo presto il paracadute. C'è già atterrato qualcuno, era troppo sotto di me. Maledetto. Va bene, allora io atterro in questa zona qui. Dovrei riuscire a trovare qualcosa di decente, speriamo. Devo sfondare questo tetto qui, sperando che quello non trovi armi a distanza per uccidermi subito. Vediamo, qua non c'era nulla. Sento la cassa, era sopra di me, quindi mi serve del legno per salirci. Uno scudo, una cassa anche qui. Dai, ok, un'arma a distanza ce l'ho. Mi va bene, prendo altro legno. Dai, spaccamelo veloce. Mi fa costruire, ok, perfetto. Dimmi che c'è la cassa. Eccola, perfetto, seconda cassa della giornata. Una mitraglietta, ok. Prendimi gli scudini, così li posso bere ad arrivare a 100% di scudo. Intanto mi sistemo le mitragliette. Secondo scudo, sono anche in zona oltretutto. Perfetto, perfetto. Allora, ora che siamo più o meno equipaggiati, direi equipaggiati, ma ci manca il fucile a pompa, vediamo dove vuole andare l'altro player che c'era qua vicino. Non lo vedo da qua. Mi serve un fucile a pompa. Spero non sia andato da questa parte. Faccio una scala qui, costruisco qua. Vediamo se riesco ad entrarci prima che mi spari, perché sto facendo veramente tanto casino. Un altro scudo. Dai, è proprio qua sotto. L'ho mancato con praticamente tutti i proiettili io. È scappato, maledetto. Allora, cosa posso buttare? Butto la mitraglietta. E lì. Ucciso, prima kill, perfetto. E non ci ha tolto praticamente nulla. C'è una chest qua dentro? La sento io. La sento, è qua vicino. Secondo me nel camion che c'è fuori. Intanto faccio un po' di legno. Non dovrebbero esserci altri player. A meno che non arrivino praticamente adesso. Aveva anche un fucile a pompa. Mi prendo il suo medikit. Allora, prima di tutto mi bevo lo scudo. No. Devo bere prima quello piccolo. Bevo anche questo slurp, così ho un po' di spazio in più nell'inventario. Mi bevo lo scudo grande. Dai così. Mi prendo questo, mi prendo il medikit. Mi cerco la chest che dovrebbe essere qua teoricamente. Io la sento. Questo fucile a pompa non mi serve al momento. Ma dov'era? Ragazzi, non capisco dove possa essere quella chest. Ah, è sotto. Ne sono sicuro. Sì, è sotto, ecco qua. Mi ero dimenticato del sotterraneo in questo posto. Chug Jug. Mamma mia, ragazzi. Possiamo restare in vita più a lungo. Abbiamo già una kill. Benissimo. Vediamo un pochino cosa riusciamo a trovare qua intorno. Qua dentro non c'è nulla. Qua dentro non sembra essere stato lootato. Appunto, vediamo, facciamo un po' di materiale, poi saliamo su. Sento la chest, la sento. Sono anche in zona, quindi perfetto, non mi devo preoccupare. La cesta è qua sopra, vediamo un pochino cosa mi offre. No, dov'è? Non la vedo. Dov'è la cesta? Ah, era proprio davanti a me dietro le casse, io che neanche l'avevo vista. Cosa posso buttare? Butto questo. Ho troppe cure, lo sapete? Potrebbe risultare un problema, perché non ho armi a distanza tipo fucile a cecchino. Penso che a breve mi toccherà buttare il medikit. Sì, purtroppo sì. Mi prendo qua il legno e le munizioni, benissimo. Poi salgo là sopra, ho visto un fucile a pompa blu. E lo prendo ovviamente subito. Perché non me lo fa prendere? Ok, finalmente. Controlliamo. Sentite altri passi?
No, sembrerebbe di no. La zona si sta lentamente chiudendo. Qua ci sono munizioni. No, possiamo andarcene? Forse possiamo anche andarcene. Qua ci sono altre munizioni. Verso dove posso andare? Lande letali, potrei dare una controllata lì. È pericoloso, lo so. Non ho neanche niente dalla distanza. Forse è il caso di controllarle un po' tutte bene queste case. Qua dentro non dovrebbe esserci entrato nessuno. Vediamo le porte se sono chiuse. Sì, appunto, da questa parte sento anche una cesta, non è entrato nessuno. Ok, vediamo. Nulla di interessante. Dai ragazzi, mi serve assolutamente un'arma a distanza. Un fucile a cecchino, un pompa. Ecco qua, l'ho chiamato. Via medikit, mi dispiace, ma non potrei stare con noi. Perfetto, ora siamo full equipaggiati. Vediamo un pochino di andare a caccia di player. È blu, ma non mi lamento, sinceramente mi va bene anche blu. Non avevo praticamente nulla. Sento un'altra chest, magari lo posso trovare viola o leggendario. Speriamo di sì. Vediamo, qua dentro non c'è nulla. Continuiamo su. Dai, sono fortunato, lo sento. Una boogie bomb, non la prendo. Non mi serve al momento. Munizioni, ok. Vediamo dov'è la prossima zona. Non dirmi che siamo anche in questa zona. Era un airdrop. L'airdrop è anche vicino a me. Perfetto ragazzi, perfetto, andiamo all'airdrop. Baitiamo qualcuno lì all'airdrop. Allora, non so se lo sapete, non so neanche se ci sia ancora questa cosa, ma prima tu potevi entrare dentro l'airdrop, ti mettevi con il fucile a pompa tranquillo, tranquillo, e come la gente andava ad aprirlo, tu eri tranquillo là sotto e lo distruggevi. Praticamente sparavi esattamente i player che andavano ad aprire l'airdrop. Tu potevi entrare esattamente dentro la casa, bastava che ti mettevi accovacciato sotto l'airdrop e poi ovviamente qualcuno veniva a prenderlo e tu gli sparavi, perché tanto sapevi che stavano andando a prenderlo, li sentivi i passi, sapevi dove erano. Tu con il fucile a pompa tranquillo lo one shotavi. Allora vediamo un pochino se qualcuno sta andando a prenderlo. Non sembrerebbe, da questa parte non è scesa molta gente, quindi dovremmo essere tranquillamente a posto noi là sopra l'airdrop. Allora vediamo un pochino. Saliamo. Ovviamente sono riuscito a failare anche salendo sull'airdrop. Benissimo, potrei rischiare tantissimo ora. Ragazzi, non so più costruire. Ok, ce l'avrò fatta questa volta. Vediamo cosa c'è qua dentro. Fucile da cecchino leggendario, granate. No, mi serve questo perché è colpo singolo. Ok, possiamo andare verso la zona ora. Siamo anche alquanto lontani. Vediamo se qualcuno ha lootato qua. Sembrerebbe di no. Cosa c'è da questa parte? Dimmi che è un fucile d'assalto blu. Esattamente, perfetto. Abbiamo anche un fucile d'assalto blu ora. Mi è sembrato di vedere prima qualcosa di viola qua sotto. Invece no, era solo una cassa. Vediamo cosa c'è qua dentro. Un altro fucile d'assalto blu e altri... No, vabbè, pieno di scudi qua intorno. Ok, basta perdere tempo. Dobbiamo andarcene. Abbiamo un chug-jug, due scudi, un fucile d'assalto, un fucile a cecchino e... Boh, direi di andare, sì. Anche perché tra 16 secondi la zona si muove. Io sono anche abbastanza lontano. Ok che è un chug-jug, però comunque mi prenderò un bel po' di danno. Dobbiamo salire sulla montagna. Ci sono 21 player rimasti. Ho fatto una sola kill. Però comunque adesso dobbiamo andare a caccia di player. Abbiamo 37 proiettili in fucile a cecchino. Mi posiziono verso una di queste montagne qua sulla sinistra. Dovrei riuscire ad arrivarci prima che la zona mi prenda. E vediamo di riuscire a fare almeno qualche altra kill. Ho sentito un altro airdrop alla mia sinistra. Da questa parte... Forse se facessi un po' di legna riuscirei a non sprecarne troppa per andare sopra la montagna. Ne ho fatto 34. No, ragazzi, devo muovermi. Facciamo subito un ponte. Ne ho 700, chi se ne frega della legna. Ok, corriamo molto molto velocemente. Dov'è l'airdrop? Eccolo lì davanti a noi, sicuramente ci andrà qualcuno. È anche dentro la zona l'airdrop. Quindi dovremmo riuscire a trovare qualcuno che ci va addosso. O forse no. Io intanto cerco di non suicidarmi. Invece ho preso danno comunque. Prenderò anche danno dalla zona. Ok, c'è qualcuno. Dove posso andare? Allora, mi nascondo qua dietro l'albero appena entro in zona. Perché comunque mi serve bere il chug-jug. Allora, beviamo velocemente. Non ho cura, mi serve sprecare questo. Non me ne frega niente, anche se devo recuperare solo 30 di vita. Ma mi serve essere full vita. Assolutamente. Poi tanto troverò qualcosa, ruberò qualcosa da questi scemi qua davanti a me. Lui si è fatto tutta la baracca, vero? Lo so che vuoi uscire da lì, lo so che vuoi mirare con il fucile a cecchino, vuoi mirare qualcuno. Esci che ti sto aspettando. È ancora là sotto, ha sbagliato costruendo, ok. Ricostruisci verso quella zona. Presa! Ricarichiamo il fucile velocemente. La vedo ancora là dietro. Andiamoci proprio...
cattivi, cattivissimi. È ancora là dietro, forse non si è spostata. Ok, è decisamente là dietro, c'ha il fucile al cecchino anche lei. Ha il fucile a ripetizione. Hai 50 di vita, non mi puoi scappare, lo sai, vero? Morta. Perfetto così. Mamma mia, un'altra kill portata a casa. Però qua non mi ricordo che c'è molta gente che costruisce. Ok, con calma. Stiamo un attimo qua dentro. Ho perso vita per la caduta, mi sa. Quindi il mio chug jug alla fine l'ho sprecato. Ricarichiamo. Ok, sono già al massimo le munizioni. Mi sa che mi prendo anche il suo fucile a cecchino, sinceramente. Perché comunque posso... Ah no, c'ho le cure. C'ho le cure, mi prendo le cure. Ok, perfetto, abbiamo anche delle cure ora. Vediamo un pochino di trovare qualche altro player. Siamo rimasti in 8, quindi 7 oltre a me. La zona si chiude esattamente sopra di me. Devo farmi un buon rifugio. Spero che non molta gente abbia lanciarazzi. Ho un bel po' di materiale. Mi faccio la base in ferro, in modo che con il lanciarazzi, se qualcuno vuole sparare, spara la base in ferro e non mi distrugge tutto il posto. Vediamo, facciamo il muro, ok. Ci piazziamo qua. Mi hanno colpito. Ragazzi, mi hanno colpito. Non mi posso curare. Sta arrivando esattamente davanti a me. Ragazzi, guardate, non ci credo, erano in due. Erano in due e non si uccidono tra di loro. Si sono visti e non si uccidono tra di loro, incredibile. No, dai, com'è possibile? Bene ragazzi, per questo video è tutto. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, commentate, condividete. Se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale, iscrivetevi anche ai social che ci sono in descrizione. Ci vediamo in un prossimo video, grazie, arrivederci, alla prossima!